Allora, noi lo vediamo così, Claudio. Partiamo molto easy, eh? Prima posizione. Lo vedi bene? A vuoto. Perché è come se fosse così, eh? Diciesimo tasto. E ovviamente mi cantino perché qui è come se fosse, non è come se fosse, è il terzo rivolto, mica heavy metal. Scusa per l'heavy metal. Per cui lo dobbiamo gestire. Posto. Ovviamente in re. Mi prenderò lo strumentale. Ora, se vado settore 1. Settore 2. Proviamo a metterli insieme. Abbiamo visto che si crea un equo scambio deciso ovviamente da noi perché possiamo fare un balance equo, giusto, di stare su una parte piuttosto che da un'altra, e questo ti fa capire che se io ho 12 chords da dividere, posso creare quello che poi si traduce essere o un effetto cromatico se metto più accordi su quello che diventerà il discorso di un walking, perché in questo caso, visto che ho già messo un cromatismo generato da una sostituzione di tritono, cioè nel senso per cui molto spesso, soprattutto su quello che sono, tu immagina, se io ho un La dominant, sostituzione del tritono, poi ho un Re dominant, in questo caso, eccolo qui, ma se voglio mettere un Re dominant con la sua sostituzione del tritono, che cos'è che ho? E capisci che posso già creare questi effetti. Ta, 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 ta. Per cui, però qui non è adesso il momento perché sennò ti confondo un po' le idee. Allora, andiamo, ci spostiamo da questo settore, ovviamente, stato strumentale. Il re ce l'ho qui, eh. Come ad esempio, anche una cosa che sembra così banale come il gestire i chords in questo modo,
aiuti la tua capacità di visualizzazione nell'uso delle scale a livello improvvisativo. Perché hai visto che quando... Cioè, vai proprio a prendere quelle che sono le forme che stanno per essere distribuite. Ci sono componenti legate chiaramente agli arpeggi, legate a quelle che sono le triadi, le distribuzioni, perché non è che basta un ingrediente, sono una serie di cose. Ma è logico che già iniziare a dire, bene, faccio un blues in La, come ne farò ad esempio in Mi, come lo farò in Si bemolle, come lo farò magari in Do, come lo farò in Sol, cioè ci sono determinate tonalità che sono più importanti di altre, non perché ce ne sono alcune che sono più importanti di altre, perché alcune tonalità per determinati generi musicali su alcuni strumenti si prestano maggiormente di altre, cioè il Si bemolle come il Mi bemolle non sono nati tanto per la chitarra, ma per determinati strumenti a fiato vengono e sono stati maggiormente utilizzati in fase compositiva e per la natura stessa dello strumento, quindi sono stati scritti determinati pezzi per, ovvio, per la loro natura stessa. Di conseguenza anche tu chitarrista verrai maggiormente spronato nella visualizzazione e nell'utilizzo di determinati chiavi tonali a mappare anche nella tua testa a livello di pattern e determinate cose in determinati centri tonali e via così dicendo, perché al di là del fatto che io sappia e tu conosca il centro, l'armatura di chiave, deve essere immediata, in una frazione di secondo, la visualizzazione. Ho mangiato il farro e il cumino e come gli anziani, cazzo, mi vanno attraverso le robe, ma deve essere immediata la visualizzazione di dire sono in Si bemolle dominant, per cui voglio dire tutte le mie sostituzioni di tritono, tutte le mie armature di chiave, le mie scale, le menate varie, per cui sono in Mi bemolle maggiore, devo traslare il tutto, eccetera eccetera. Questo ovviamente ci porta a un'evoluzione un po' più jazzistica, perché chiaramente chi suona rock, hard rock, non pensa a queste tonalità, perché di solito chiaramente dai Deep Purple o dai Beatles non è che si usassero determinate cose. Ma adesso non confondiamoci troppo le idee e andiamo avanti. Stoppiamo anche questa? Sì, dai.